Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere insieme al mio amico Antonio come duplicare 27 auto una appresso all'altra spendendo solamente una volta 1 milione, ragazzi. Prima di iniziare con il video, come sempre vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del Team Glitch che troverete sotto nelle descrizioni e di iscrivervi ai canali Telegram per ricevere supporto appunto per fare glitch o semplicemente scambiarvi Bogdan. Per fare questo glitch, ragazzi, avrete bisogno dell'Arena War, avere un piano dove dovrete avere una Issy come vedete dietro alle mie spalle e tutte RH8, e in tutti gli altri garage dovrete avere tutte RH8, ragazzi. Ora vi faccio vedere l'altro piano del, appunto, il livello officina, ci sono tutte RH8, il livello dell'officina 1 purtroppo già l'avevo duplicato, ma tranquillamente potrete duplicarvi tutte le auto dell'officina del livello 1 e del livello 2, ragazzi, dell'Arena War. Ora partiamo nuovamente dall'inizio, quindi saliamo dentro un RH8, diciamo al nostro amico di salire in auto e non appena il suo personaggio fa l'animazione per salire dovrà premere freccia in basso e selezionare un giocatore della storia e rimanere sulla schermata nera che gli appare. Una volta che vi conferma che avrà la schermata nera, fate freccia destra per andare a modificare il veicolo. Qui solito passaggio, facciamo diventare l'RH8 una retro custom, quindi ci scalerà i soldi. Non appena ce l'ha scalati, tasto option online, andiamo su acquista carte prepagate Shark. Quando saremo su questa schermata facciamo cerchio e torniamo sulla, diciamo, schermata principale di Los Santos, che è questa che vedete. Ora ragazzi, il vostro amico dovrà fare il solito procedimento, quindi uscire dalla schermata nera con il tasto cerchio, fare tasto option, andare su Criminal Enterprise Starter Pack, non appena si è avviato il Criminal fare cerchio per uscire e successivamente andare su attività, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Una volta che sarà nella lobby, ragazzi, ditegli di invitarvi tramite il party. Quindi una volta che voi riceverete l'invito, accettatelo e appunto vi uscirà la solita schermata nera che vi chiede se volete cambiare sessione. Ora ragazzi, il mio amico mi sta invitando a giocare appunto la missione da titano, quindi una volta che arriverà l'invito vi troverete su questa schermata che vedrete. Ora quindi, stessa cosa che avete visto nel video precedente, dovrete premere voi X per entrare nella missione e il vostro amico dovrà uscire dalla missione da titano. Ora a me in questo caso ha fatto un bug strano, mi ha fatto entrare veramente nella lobby da titano, il mio amico però in realtà era già uscito dalla missione, ma come vedrete risulta che sta nella lobby da titano come host. Quindi niente paura ragazzi se vi succede questa cosa, il glitch comunque sta riuscendo comunque. Infatti ora rispawneremo fuori dall'Arena War, ma se guardate bene la mappa risulterà che il nostro amico è all'interno della nostra Arena War. Quindi ora dirigiamoci nuovamente all'entrata e andiamo a selezionare il garage dove abbiamo l'auto che vogliamo duplicare. In questo caso io andrò a duplicare l'Issy. Una volta che sarete all'interno, ragazzi, controllate che ci sia comunque l'RH8 che volevate far diventare appunto la retro custom nel posto dell'officina. Quindi come vedete eccola qui, l'RH8 sta posizionata dove eravamo noi prima. A questo punto possiamo partire con le duplicazioni. Ora i passaggi li sapete ragazzi, quindi andiamo a scambiare la Issy originale con un RH8. Vedrete che appunto la Issy prenderà il nome dell'RH8 e l'RH8 prenderà il nome della Issy. Saliamo comunque sulla Issy qui, l'unica che avrete, e facciamo freccia destra per andare a cambiare una componente della macchina, una qualunque, io cambio i finestrini perché non mi interessa di andare a cambiare le targhe. Quindi una volta cambiata la macchina è duplicata, come vedrete già ho due Issy, eccole qui. Ora riselezioniamo la nostra macchina originale che è questa qua e scambiamola con un'altra RH8. Andiamo nuovamente nell'officina e cambiamo nuovamente un finestrino. Ora comunque vi faccio vedere un'altra volta che duplico
un'altra ISI, ragazzi, dopodiché manderò avanti veloce il video fino a quando non cambieremo garage per andare a duplicare una ISI con, questo è il garage B2, con il garage dell'officina. Bene ragazzi, ora vi faccio vedere che abbiamo duplicato comunque tutte le auto del garage B2, quindi sono tutte issi come vedete. Ora andiamo a selezionare con il tasto quadrato un altro garage dopo aver selezionato prima naturalmente la nostra issi originale. Quindi selezioniamo l'altro garage e andiamola a scambiare con un RH8 che appunto sarà nel garage dell'officina nel mio caso. Ora, stessi procedimenti, freccia destra e andate a modificare una targa, un finestrino, quello che volete. Quindi ora torniamo al pallino blu, ragazzi, riselezioniamo nuovamente l'unica ISI che abbiamo nel garage B2 e scambiamola con un garage che sia o dell'officina o del B1 e sostituiamola a un RH8. E i procedimenti sono comunque sempre gli stessi. Quindi ora vi faccio vedere un'altra duplicazione, dopodiché accelero nuovamente finché non finirò di duplicare le auto, ragazzi. Io qui, come ho già detto, duplicherò solamente due garage, ma lo potete fare con tutti e tre e vi duplicherete comunque 27 auto. Comunque questa macchina, la ISI, la paga mi sembra intorno quasi ai 2 milioni. Fatevi un attimo i calcoli. Vi conviene veramente farlo, una volta che l'avete riempiti perdete un po' di tempo, spostatele in altri garage tranquillamente e ricominciate il glitch. Una volta salvata anche l'ultima auto, ragazzi, solito passaggio. Innanzitutto ringrazio il mio amico Antonio per avermi aiutato a fare la clip. Noi andiamo a cambiare l'abito, ragazzi, e mi raccomando, controllate se in basso a destra venga la rotellina gialla del salvataggio. Una volta che avrà finito di girare la rotellina, fate tasto Option e andate a trovare una nuova sessione. Una volta rispawnati, ragazzi, andate a verificare se le ISI che appunto erano tutte RH8 sono diventate tutte ISI, diciamo, originali. Quindi questo è il garage dell'officina, come vi ricorderete sicuramente qui avevo tutte RH8. Ora vi faccio vedere, andiamo al garage del B2 e anche lì ci saranno tutte ISI che prima erano in realtà RH8. Ed ecco qua ragazzi che con solo 1 milione abbiamo inculato nuovamente la Rockstar, quindi spero il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale, passate per il canale del Team Glitch e noi ci vediamo alla prossima, bella per tutti!